Ciao, bentrovati, bentornati sul mio canale. Oggi insieme inauguriamo una nuova playlist, tutta dedicata alle nuove metodologie didattiche e ai nuovi scenari di apprendimento. Come sempre partiamo da un assunto, immagino, condiviso, che le nostre lezioni non possano più essere mera trasmissione di contenuti, lezioni frontali, ma debbano essere un momento in cui i nostri studenti diventano attivi costruttori delle proprie conoscenze e lo fanno in maniera collaborativa, quindi collaborando cooperando con i propri compagni. Il punto di partenza naturalmente è sempre una buona progettazione che possa metterci nella condizione di anticipare magari eventuali criticità nel nostro percorso e soprattutto dare ai nostri studenti una linea per un apprendimento sereno e in un'atmosfera nella quale loro si sentano motivati, coinvolti, estremamente invogliati ad essere con noi, a seguirci. Partiamo anche da quella che è la necessità di una didattica non più basata sui contenuti, che sono naturalmente il punto di partenza, ma una didattica che miri a sviluppare nei nostri studenti prevalentemente competenze. La competenza non è altro che quella capacità di utilizzare nel campo dello studio, nel campo professionale, nel campo, nel mondo, cioè nella vita in generale, un insieme ben strutturato di conoscenze e di abilità che sono state acquisite in momenti di apprendimento formale, non formale, ma anche informale. Quindi, se siamo tutti sulla stessa linea, insomma, se condividiamo l'idea che la nostra didattica debba essere effettivamente un momento di apprendimento sociale, apprendimento attivo, così come lo chiamava Dewey, oppure l'apprendere per scoperta, l'apprendere facendo, che sono alla base del paradigma pedagogico di Vygotsky, e allora siamo pronti per seguire insieme questo percorso che ha come elemento che questa volta parte da una metodologia che è l'inquiry based learning, che si basa sull'investigazione, appunto, sull'indagine, sulla esplorazione. Quindi i nostri studenti sono invitati, dopo un momento di warming up, di riscaldamento, insomma di brainstorming, sono invitati a porsi delle domande su quello che è l'argomento che gli stiamo proponendo. Da quelle domande poi partire per un'indagine, un'investigazione, una ricerca per trovare risposte a queste domande, dopodiché insieme in gruppi, in maniera cooperativa, realizzeranno prodotti digitali che poi tutti insieme verranno assemblati in un unico prodotto finale che costituirà il momento naturalmente di arrivo. Momento di arrivo, per modo di dire, perché a tutto questo poi naturalmente farà seguito il momento di riflessione finale, il momento nel quale c'è appunto la riflessione non soltanto sul prodotto finale, ma anche e soprattutto sul processo che ha portato a tutto questo. E allora, se siete curiosi di seguirmi in questa prima avventura della nuova playlist dedicata ai nuovi scenari di apprendimento, mi raccomando, restate con me. Bene, quello che vediamo è il sito web della nostra avventura, quindi uno spazio nel quale, grazie all'applicativo Google Sites, di estrema facilità di utilizzo, abbiamo avuto la possibilità di documentare il nostro percorso e di farlo attraverso una serie di aree nelle quali andare a dettagliare il compito, le risorse, il prodotto finale e poi una sezione dedicata proprio ai docenti, in modo tale da poter, acquisendo queste informazioni di base, poter magari replicare anche questo tipo di esperienza. Il nostro percorso ha un nome: The Dangers of Hatred and Discrimination, ricordare rende liberi, ed è un compito di realtà per le classi terze, in cui l'obiettivo era quello di riflettere sulle atrocità dell'Olocausto applicando la metodologia dell'inquiry based learning, che dalle domande poste direttamente dagli studenti porta all'investigazione, all'esplorazione, alla ricerca, all'indagine, alla realizzazione poi di un prodotto finale e quindi alla riflessione non soltanto sul prodotto finale, ma anche su tutto il processo che ha portato a questo risultato. Quindi, come inizia un percorso del genere?
Il docente progetta naturalmente il percorso e lo fa soprattutto per anticipare eventuali criticità, ma anche per dare un filo conduttore. Sappiamo benissimo che una progettazione che andrà poi a modificarsi in itinere in base a quelle che saranno le contingenze, insomma le esigenze che emergeranno via via durante il percorso. Dopodiché sempre il docente prepara un compito su Classroom in cui dare delle linee guida proprio step by step ai propri studenti. Dopodiché l'attività può essere avviata con un video di spiegazioni, quindi un video che magari viene linkato all'interno di Classroom e che gli studenti possano guardare e riguardare più volte. Qui gli studenti avevano un compito ben preciso, che era quello di sviluppare l'edizione speciale del giornale scolastico dedicata proprio a questo evento. Dopodiché, avviata l'attività con questo video, gli studenti acquisiscono le prime informazioni da una serie di attività stimolo preparate sempre dal docente, che possono essere domande su quello che loro già sanno per acquisire quelle che sono le conoscenze pregresse, i prerequisiti, una canzone e anche una poesia, quindi come vedete stimoli di natura diversa. Dopodiché gli studenti iniziano a porsi delle domande che poi vengono raccolte in un video. Cercano delle risposte, elaborano poi i materiali e le informazioni che hanno acquisito e producono in digitale, ognuno soffermandosi su una tipologia di prodotto diverso. Dopodiché tutti questi materiali vengono assemblati in un unico prodotto digitale finale che acquisisce naturalmente maggiore ricchezza, maggiore spessore, proprio perché è il risultato di un lavoro cooperativo. Dopodiché a tutto questo fa seguito la fase di riflessione. Una fase di riflessione sia sul prodotto che sul processo, che viene registrata in un altro video. Infine il docente, come vediamo adesso, documenta tutto con Google Sites. Quindi, ripeto, il compito è quello di creare l'edizione speciale del giornale scolastico. Abbiamo una serie di app che naturalmente ci ha aiutati nello sviluppo di questi compiti, alcune app suggerite direttamente dallo studente, altre invece in cui gli studenti sono stati altre scelte che gli studenti hanno potuto fare in assoluta libertà. Naturalmente faccio una premessa, sono studenti di una classe terza di scuola secondaria di primo grado, i quali già dall'inizio dell'anno lavorano con il digitale, quindi insomma sono abituati proprio anche a riflettere su quale possa essere il prodotto più adatto a rendere quel contenuto. Dopodiché naturalmente un elenco di tutte le competenze, sia quelle chiave europee che quelle di cittadinanza, che in questo percorso sono state sviluppate dagli studenti. Bene, il punto di partenza è sempre Classroom, l'applicativo di casa Google che ci consente di gestire i rapporti e i materiali con i nostri studenti. All'interno di questa classe virtuale è stato creato un compito, un argomento per gli studenti che contenesse una serie di post. Il primo post, Holocaust, è quello che parte proprio, aspettate che ingrandisco un po', parte proprio da che cosa sia la giornata della memoria, perché la si festeggia, la si celebra in quel determinato giorno, dopodiché viene settato il compito. Quindi noi siamo chiamati a celebrare la giornata creando un prodotto digitale cooperativo. Siamo pronti a farlo insieme? Quindi in basso trovate una serie di materiali utili e quindi mi raccomando seguite bene gli step, che sono gli step poi del modello delle 5 E, e cioè engage, poi andiamo alla fase della Explore, insomma, e vedremo poi step by step che cosa gli studenti sono chiamati a fare. Dopodiché, dopo aver individuato i vari momenti, le varie attività, i vari task, in basso abbiamo anche dei materiali che sono stati allegati di supporto a queste attività. Molto interessante è poi creare i gruppi di lavoro, quindi c'è un file che il docente utilizza all'interno del quale va a definire di che cosa si occuperà ogni gruppo e quali saranno i componenti di quel gruppo. Dopodiché che cosa abbiamo? Abbiamo un secondo post all'interno del quale si nascondono i codici e i link che gli studenti dovranno utilizzare per lavorare con le app.
A tutto questo ha fatto seguito poi un'attività, come dire, di potenziamento nella quale sono stati coinvolti soltanto alcuni studenti, quelli che se la sono sentita di farlo, e cioè la creazione di video interattivi con l'applicativo Edpuzzle, nel quale si può partire da un video e fare in modo che quel video, ripeto, diventi interattivo e più coinvolgente, perché all'interno dello stesso noi troviamo una serie di domande, di note di approfondimento, di multiple choice che ci aiutano nella comprensione, perché rendono quella visione una visione attiva. Infine, lo spazio della riflessione, perché qui dietro si nasconde il link ad una bacheca Padlet nella quale alla fine poi del percorso gli è stato chiesto di raccontare appunto quello che avevano fatto, il modo in cui l'avevano fatto, che tipo di problemi avevano incontrato e così via, quindi in un video racconto. Classroom è diventato il punto di partenza, mentre Google, il nostro Google Sites, è diventato il punto di arrivo. E andiamo a vedere che cosa troviamo all'interno di questo sito. Nell'area task ritroviamo le stesse come dire informazioni che sono state inserite all'interno di Classroom, quindi che cosa sono chiamati a fare gli studenti, la prima fase, quella dell'engage, in cui sono stati coinvolti con una serie di attività, la fase dell'explore, cioè dell'esplorazione, dell'investigazione, poi abbiamo la fase dell'explain e dell'elaborate, cioè a questo punto sei pronto, dopo aver acquisito tutte le informazioni, puoi produrre le tue meraviglie digitali. Infine la fase dell'evaluate, quindi la fase della riflessione in cui ogni gruppo mostra il proprio prodotto digitale, lo racconta ai propri compagni, agli altri gruppi di lavoro, e tutti insieme fanno una peer evaluation, ma anche una self evaluation, quindi insomma riflettono su quello che hanno fatto gli altri, ma anche su quello che hanno fatto loro. C'è poi l'area dedicata alle risorse, quindi a tutta quella serie di materiali che il docente ha reso disponibile ai propri studenti. Quindi vediamo nella fase dell'engage la prima cosa che gli studenti hanno avuto, sulla quale hanno avuto la possibilità di lavorare, è stata questa semplice dispensa in cui avevano delle domande relative all'olocausto, che cosa già sapessaggiare, che cosa già sapessero dell'evento, una canzone, abbiamo ascoltato una canzone e completato il testo di questa canzone nella quale si racconta proprio dell'esistenza di questi triangoli colorati stampati sulle divise all'interno dei campi di concentramento, che distinguessero appunto le varie tipologie di persone nei campi di concentramento, appunto. Attività poi di comprensione, informazioni principali su quello che sono le date dell'evento storico, con un'attività poi sempre di comprensione. Ecco, vedete la canzone Yellow Triangle, abbiamo poi una poesia sulla quale molto però velocemente si è lavorato, con delle domande collegate appunto alla poesia. Ogni classe, qui in realtà lavoravano due classi terze di scuola secondaria di primo grado, ogni classe ha poi costruito, questo l'abbiamo fatto insieme in classe, il proprio Spidergram, quindi questo spazio su una Jamboard condivisa nella quale ognuno di loro mi forniva una parola chiave che potesse poi andare a popolare la Jamboard dedicata alle keywords del Holocaust, e le vedremo poi completate insieme. Altra attività operativa, altra attività di carattere molto pratico, che segue però questa attività di brainstorming che abbiamo fatto in classe insieme, mentre invece questa attività di sviluppo di acrostici e di muri di parole collegati alle parole chiave è un'attività che loro hanno fatto individualmente a casa. Quindi, come vedete, abbiamo questo tipo di prodotti finali. Dopodiché, ecco che agli studenti, quindi dopo aver acquisito queste prime informazioni attraverso warming up e brainstorming, gli studenti sono chiamati a far venire fuori delle domande sulle quali poi si baserà tutto il lavoro di indagine, di esplorazione, di investigazione. Quindi, dopo aver lavorato, ripeto, sulle parole chiave, sulle date più importanti del fenomeno dell'olocausto, dell'evento storico, a quel punto gli studenti hanno posto una serie di domande, e queste domande sono state inserite all'interno di una bacheca Padlet. Erano 11 domande
Eccole qui, 11 domande che insieme abbiamo naturalmente affinato, abbiamo ben strutturato. Dopodiché il grosso lavoro del docente, perché qui siamo comunque in una scuola secondaria di primo grado, non siamo in una scuola secondaria di secondo grado in cui loro hanno tutta questa autonomia nella ricerca, nell'esplorazione. Quindi il docente ha caricato all'interno di questa bacheca Padlet, in cui vedete abbiamo un layout a scaffale, quindi per colonne, in ogni colonna dedicata alla singola domanda è stato indicato il tipo di prodotto finale che loro erano chiamati a produrre e sono stati caricati poi dei materiali che sono stati già precedentemente, ripeto, selezionati dal docente, perché insomma una ricerca libera sarebbe diventata veramente complicata per alunni di questa età. Quindi come vedete qui sono chiamati a produrre una collezione Wakelet, qui un video con Adobe Spark su quelle che sono le date principali, e vedete che mentre qui non abbiamo un video tutorial perché loro sapevano già utilizzare Wakelet, nella seconda colonna invece abbiamo un video tutorial su Adobe Spark, perché era un prodotto che fino a questo momento non avevamo ancora utilizzato. Nella terza colonna invece loro dovranno produrre una presentazione Genially raccontando quello che era il sogno, il piano di Hitler. Nella quarta colonna ancora una presentazione Genially sulla vita nei ghetti. Un ebook invece completo però di poesia realizzata da loro, scritta da loro, e un video di testimonianza relativa alla vita nei campi di concentramento. Prodotto libero qui in cui raccontare che cosa succedeva ai bambini ebrei, quindi qui insomma una serie di materiali a supporto, ma loro si sono sentiti assolutamente liberi di realizzare quello che gli piaceva. Nella settima colonna si parla di Anna Frank, anche in questo caso prodotto assolutamente libero. Nell'ottava colonna, che cos'è il pregiudizio? In questo caso sono stati chiamati a realizzare una presentazione che contenesse al proprio interno però anche dei giochi interattivi. Nona domanda, come il mondo ha reagito alle atrocità? In questo caso anche un prodotto libero che però potesse contenere all'interno dei giochi. Decima domanda, come aiutare le persone a comprendere le parole dell'Olocausto. In questo caso loro sono stati chiamati a creare un glossario con Genially e una collezione Wakelet con domande e risposte su quelli che sono gli eventi principali legati appunto all'Olocausto. Come ultima domanda invece, che cosa è possibile fare per sensibilizzare le persone insomma proprio su questo argomento, e qui invece si è pensato di creare dei poster con Canva, nei quali sono stati dati però già degli esempi proprio per dargli l'idea di quello su cui dovevano andare a lavorare. Dopodiché divisi appunto in gruppi, gli studenti delle due classi hanno lavorato. Questo lavoro è stato fatto a casa, loro si sono incontrati su Meet, hanno suddiviso i compiti, hanno lavorato negli spazi che il docente aveva condiviso con loro, in modo tale, questo è molto importante, lavorare in questo modo perché ci consente poi di andare anche successivamente a fare eventuali correzioni. Dopodiché hanno presentato, ogni gruppo ha presentato i propri lavori, e naturalmente c'è stata questa fase di riflessione molto importante, l'evaluate, a supporto di questa valutazione, una rubrica valutativa che il docente carica qui e magari carica anche all'interno di Classroom per dare trasparenza appunto al momento della valutazione, e per guidare poi il video racconto che loro hanno caricato all'interno poi di questo sito su una bacheca Padlet, un file di autobiografia cognitiva in cui li si guida proprio nella riflessione: che cosa ti è piaciuto di più, quali argomenti hai maggiormente apprezzato, che cosa avresti modificato in questo percorso didattico, quindi insomma vengono guidati appunto nella riflessione.
Dopodiché abbiamo il prodotto finale e in quest'area abbiamo l'edizione speciale, fantastica, del nostro giornale scolastico. E oltre all'edizione del giornale scolastico abbiamo anche, come vedete, una bacheca Padlet in cui, utilizzando lo strumento proprio interno di registrazione attraverso la webcam, ma anche di registrazione dello schermo, loro hanno avuto la possibilità di riflettere, quindi di raccontare il modo in cui hanno ha lavorato, e anche questo è diventato un momento didattico di grande profondità. Dopodiché abbiamo l'ultima, poi torniamo a vedere il prodotto finale, abbiamo l'ultima sezione che raccoglie appunto le notes for teacher, alcune indicazioni che potrebbero essere utili. Io devo dire che insomma è la prima volta in cui utilizzo questa metodologia, ne avevo sentito parlare, insomma avevo letto qualcosa, però è stato utile uno studio più approfondito che mi desse appunto la contezza proprio di come implementare un percorso del genere insieme ai miei studenti. Poi naturalmente ognuno di noi fa delle scelte che sono personali per la classe alla quale sono indirizzate, e chiaramente poi anche i percorsi progettati in un certo modo subiscono delle variazioni in itinere. Quindi io parto con quello che è lo scopo della lezione, su che cosa si basa un percorso di inquiry based learning, dalle domande alla ricerca al prodotto finale. Qui inserisco anche delle immagini che sono particolarmente esplicative, che sono state prese naturalmente dalla rete. Dopodiché rifletto anche sulla metodologia, come si fa a implementare una metodologia di inquiry based learning, una piccola dispensa proprio all'interno di questo spazio, il modello poi delle 5 è dettagliato proprio fase per fase, e poi l'idea che tutto questo sviluppi pensiero critico nei nostri studenti. Infine alcuni link utili di approfondimento, nei quali insomma poter trovare informazioni naturalmente aggiuntive su questa tematica, e infine il racconto ancora una volta di questa esperienza, che grazie alla rivista BRICS io ho avuto la possibilità di condividere, e quindi insomma lo si può tranquillamente trovare, ripeto, online sulla rivista BRICS. Quindi parto dal caso, dopodiché racconto la soluzione, le fasi di sviluppo, e quindi insomma ancora una volta quello che insomma ci stiamo dicendo in questo momento. Quindi vedete anche l'ICLIL, oltre all'inquiry based learning, ma anche il cooperative learning, il content creation, il modello delle 5 E. Insomma, chiaramente poi non utilizziamo una sola metodologia quando portiamo avanti dei percorsi didattici, ma ne utilizziamo sicuramente più di una. E veniamo al fantastico prodotto finale che hanno realizzato gli studenti. Come vedete, l'edizione speciale appunto del giornalino scolastico dedicato alla celebrazione di questa giornata. Il tutto è stato realizzato con l'applicativo ThingLink, per la verità insomma assemblato tutto da me. I miei studenti non conoscono ancora ThingLink, conoscono tanti altri applicativi ma non questo. ThingLink mi ha consentito di caricare un'immagine di cui ho fatto uno screenshot tra uno dei template di Genially, quindi caricata poi questa immagine mi ha dato la possibilità di renderla interattiva, inserendo una serie di aree calde dietro le quali naturalmente si nasconde qualcosa, e si nascondono i prodotti digitali di cui invece sono stati autori i miei studenti. E andiamo a esplorarla, stoppiamo un attimino la musica. Qui in alto abbiamo le due Jamboard insomma costruisco, sulle quali gli studenti hanno costruito i loro spidergram, quindi hanno inserito le parole chiave relative appunto all'Holocaust. Quindi prima e seconda bacheca. Dopodiché abbiamo la bacheca Padlet invece dedicata agli acrostici e ai muri di parole, quindi che hanno dietro poi ognuna delle domande si nasconde il prodotto digitale che risponde a quella domanda. Facciamo il primo esempio: dietro questa domanda, come possono essere definiti l'Olocausto e il genocidio, abbiamo una collezione
realizzata con Wakelet, all'interno della quale, ecco, abbiamo una serie di definizioni accompagnate poi da una serie di immagini che servono a dare un po' di, come dire, movimento anche alla pagina. Tra l'altro un prodotto che invece non era stato chiesto loro di realizzare, ma insomma in autonomia hanno deciso di farlo, un quiz con Kahoot, all'interno del quale noi possiamo tranquillamente partecipare inserendo un nickname già in uso. Sono sempre Arix, Arianna 22, poi insomma è stato testato da me più di una volta, proprio alla ricerca anche di errori, insomma di proprio per aiutarli poi a modificare eventualmente. Quindi, che cosa, per esempio, vedete, Holocaust scritto in minuscolo, ma fa niente. Quindi Total Destruction, vado avanti, ho risposto bene, quindi il quiz con Kahoot. Dopodiché abbiamo le fasi dell'Olocausto. Qui abbiamo un video con Adobe Spark che va a dettagliare proprio fase per fase quelle che sono state le date più importanti di questo evento. Ok, come terzo prodotto finale abbiamo invece una presentazione realizzata con Genially che racconta proprio del sogno, del piano di Hitler. Eccolo qui, in che cosa consisteva, andiamo avanti, sono stati inseriti pure dati statistici, una poesia per loro particolarmente significativa. E infine abbiamo i video, le video testimonianze, insomma accompagnate anche da una frasi più importanti proprio prese da questi video. Come le persone vivevano nei ghetti, anche qui una presentazione Genially che racconta appunto la vita all'interno dei ghetti, insomma con una grafica anche particolarmente significativa, una testimonianza, insomma quindi un lavoro, come vedete, anche molto sintetico, in cui hanno schematizzato le informazioni più importanti che hanno ricavato dalla loro ricerca. Come invece vivevano nei campi di concentramento, qui il gruppo ha deciso di lavorare con Book Creator e all'interno poi di questa di questo ebook, come vedete, hanno scritto una poesia con delle indicazioni che erano state fornite loro, hanno inserito un link di approfondimento, quindi che insomma apre un sito web nel quale magari individuare altre informazioni, insomma ecco qui un prodotto digitale un tantino diverso. Che cosa è successo ai bambini, insomma, ebrei? Anche in questo caso abbiamo un ebook all'interno del quale poi troviamo, oltre un video di testimonianza, due video di testimonianza, anche un gioco realizzato con Learning Apps. Vedete un quiz di multiple choice. Ancora lavoro dedicato invece ad Anna Frank, quindi chi era Anna Frank? Qui liberi di decidere che cosa realizzare. Vi era piaciuto l'applicativo Cospaces per realizzare il Merge Cube? Ho realizzato praticamente il cubo di Anna, in cui abbiamo Anna Frank con il suo gatto, cliccando su, quindi come vedete insomma una realtà in 3D, cliccando sul gatto si apre un gioco di Anna Frank, insomma un gioco realizzato con Learning Apps, mentre cliccando proprio su Anna Frank abbiamo un ebook. Vedete anche che grande maturità nell'utilizzo del digitale, anche perché qui hanno fatto tutto in autonomia, hanno loro deciso, avendo capito come funzionava il tutto, hanno deciso di inglobare un link ad un altro prodotto digitale all'interno di Cospaces. Abbiamo poi un prodotto, un ebook questa volta sul pregiudizio, su che cosa sia il pregiudizio. Vedete che bella copertina, qui hanno inserito anche l'audio del testo e hanno inserito due lavori che hanno realizzato con Learning Apps, quindi due giochi interattivi di comprensione di quello che hanno scritto fino a questo punto. Inoltre, utilizzando sempre WordArt, hanno creato una nuvola di parole con i loro nomi. Eccole qui, vedete anche quanta creatività digitale poi viene fuori in questi lavori. Come il mondo ha reagito alle atrocità, anche in questo caso un ebook.
vedete, in cui è stato scelto proprio il template di Book Creator dedicato al giornale, al newspaper, e all'interno poi di questo ebook, anche in questo caso, due giochi realizzati con Learning Apps. Qui aiutiamo le persone a capire che cosa sia l'Olocausto, che cosa sia il genocidio. Lo facciamo con delle domande e delle risposte, quindi questions and answers, corredato anche in questo caso da immagini, e facciamo che cosa hanno realizzato di straordinario: anche il glossario dell'Olocausto. Quindi, come vedete, questa volta in Genially, su ogni parola, su ogni lettera dell'alfabeto abbiamo delle parole chiave che si riferiscono proprio all'evento. Andiamo all'ultimo lavoro, quindi come sensibilizzare le persone. Qui abbiamo un manifesto realizzato con Canva, di sensibilizzazione delle coscienze. Infine, dopo aver visionato il prodotto finale, ecco che in questa bacheca Padlet possiamo invece visionare i video racconti degli studenti, in cui appunto abbiamo le loro idee, le loro riflessioni. È una tematica molto importante da affrontare a scuola con gli studenti. Oggi questa tematica viene affrontata facendo più approfondimenti è possibile. In particolare quest'anno in inglese, assieme alla professoressa Arianna, in gruppi abbiamo affrontato e approfondito varie tematiche. Ecco, vedete, poi lavorare in questo modo accorcia anche le distanze. Io non sono l'insegnante Pisapia, io sono l'insegnante Arianna. Questo fa capire proprio come lavorare in questo modo, ripeto, accorcia le distanze, insomma, fa cadere muri. Io sono sempre l'insegnante, però in questo momento io sono Arianna, quindi è un modo come un altro per sentirci più vicini ai nostri studenti. Ed eccoci giunti alla fine di questo viaggio insieme, tra le meraviglie di uno scenario di apprendimento estremamente coinvolgente e motivante per i nostri studenti, che è l'Inquiry Based Learning. Quello che però abbiamo visto finora non è soltanto Inquiry Based Learning, che generalmente è uno scenario di apprendimento applicato nel campo scientifico, in cui si fa leva soprattutto sui fenomeni osservabili. Non è, ripeto, quello che abbiamo fatto finora, un viaggio esclusivamente nella l'ambito di questo scenario di apprendimento, ma a questo abbiamo affiancato l'ICLIL, il Collaborative Learning, il modello delle 5 E, il Content Creation, insomma un viaggio tra le meraviglie del fare una didattica in modo tale che i nostri studenti siano sempre attivi, protagonisti, costruttori delle proprie conoscenze. Li abbiamo visti lavorare insieme in maniera cooperativa. Ognuno era ben consapevole che quello che stava facendo era parte di un tutto che acquistava più significato proprio perché risultato di un insieme di pezzetti a cui ognuno di loro aveva lavorato. La metodologia dell'Inquiry Based Learning ci consente di partire da domande poste direttamente dagli studenti, sulla base di quelle avviare un'attività di esplorazione, investigazione, ricerca, arrivare poi alla realizzazione di un prodotto finale, che in questo caso è digitale, e fare in modo che poi a tutto questo faccia seguito un momento di riflessione non soltanto sul prodotto ma anche e soprattutto sul processo che ha portato a tutto questo. Quindi i nostri studenti hanno avuto la possibilità anche di riflettere sul come avessero lavorato, in che modo, con quali ruoli all'interno del gruppo, quali criticità avessero incontrato, come, che cosa avessero fatto per risolverle, cosa gli era piaciuto di più, insomma tutta una serie di considerazioni che sicuramente ha maggiore significato al loro apprendimento. Io spero che questo viaggio possa per voi essere utile. Nell'info box in basso troverete link utili per poter replicare questo tipo di esperienza, troverete il link al sito di documentazione così come al prodotto finale. Questa è la prima di, spero, una lunga serie di altre avventure nel campo dei nuovi scenari di apprendimento. Se siete interessati e siete curiosi, continuate a seguirmi, attivate la campanella per ricevere notifiche nel momento in cui un nuovo video verrà pubblicato all'interno della playlist. Non mi resta che augurarvi buon viaggio, buona giornata e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!